Io mi chiamo Marco Fiorentino, sono responsabile delle relazioni esterne di Miticino, ma oltre a questo sono membro del Dipartimento Imprese dell'ADI, faccio parte del Comitato di Coordinamento. Miticino è domotica e videocitofonia. Noi intanto con un prodotto di Design for All siamo entrati nel Design Index e siamo stati anche selezionati per il Compasso d'Oro. Era un piccolo telecomandino disegnato da Avril Lacolla. Noi lavoriamo con Avril Lacolla, abbiamo lavorato parecchio, abbiamo parecchi prodotti di videocitofonia che sono predisposti per Design for All. Tra l'altro una delle interfacce di questi prodotti è stato il primo prodotto in Italia, la prima interfaccia che ha ricevuto la certificazione Design for All Italia, insieme a Autogrill. Eravamo noi due fondamentalmente i primi che hanno avuto le certificazioni, il marchio della qualità. Per noi è importante il Design for All per certi aspetti, perché in particolare con la videocitofonia il problema è quello del rapporto che esiste tra l'esterno dell'abitazione e l'interno dell'abitazione. Quindi tutti devono poter accedere all'interno dell'abitazione, poter comunicare con l'interno, suonare un campanello, essere individuati, poter comunicare, che siano persone normodotate, ma persone anche con diverse abilità. Ma non solo diverse abilità in senso tecnico, ma anche può essere lo straniero, può essere il bambino, può essere l'anziano, possono essere tutta una serie di persone che devono poter essere individuate e comunicare tra l'interno e l'esterno della casa. Così come, al contrario, per esempio attraverso la domotica noi facciamo dei grossi lavori. Perché? Perché per esempio abbiamo creato dei sistemi di interfacciamento tra la casa e l'esterno, in modo che si possano utilizzare delle interfacce specifiche per ciascuna tipologia di cliente, e ciascuna tipologia di cliente possa parlare con una casa domotica. Abbiamo per esempio collaborato col centro protesi di Budrio dell'INAIL per creare delle interfacce che diversi portatori di handicap potessero utilizzare per gestire la propria casa. Questo tipo di cosa è possibile perché noi abbiamo reso libero l'accesso tra una casa domotica e l'esterno. Abbiamo praticamente liberalizzato il linguaggio di comunicazione tra la casa e tra l'esterno della casa e l'interno della casa. Questo linguaggio è scaricabile in modalità open, libera, per cui sviluppatori riescono a fornire delle interfacce personalizzate che noi onestamente a livello industriale non saremmo in grado di gestire, per cui ognuno è in grado poi di risolvere i propri problemi e riuscire a parlare dall'esterno oppure dalla sua interfaccia direttamente, può gestirsi la casa e alzare le tapparelle, abbassare le tapparelle, accendere la luce, spegnere la luce, con delle interfacce che sono tarate sulle proprie problematiche. Quindi la tecnologia è assolutamente uno strumento fondamentale per l'approccio for all nella progettazione di servizi, di oggetti. Di assolutamente sì, è una delle cose fondamentali. Diciamo che la tecnologia ti aiuta, non risolve. Deve essere ben indirizzata, deve essere il più possibile libera per consentire l'accesso anche a un'ampia platea di persone, non solo a chi se lo può permettere o comunque, oppure soprattutto a quelle persone che non possono avere delle risposte di tipo commerciale e quindi massificate.